Ciao a tutti, benvenuti a questo tutorial di Video Sequence Editor di Blender. Questa volta vedremo come aggiungere una traccia audio, una colonna sonora, e poi come caricare delle immagini come per fare stop motion oppure per fare timelapse. Partiamo subito col sonoro, andiamo in Add, selezioniamo Sound, ecco, ovviamente selezioniamo una delle directory dove abbiamo la nostra musica. E se selezioniamo una traccia audio. Ecco, nella nostra traccia audio, se andiamo in ecco, allarghiamo un po' in modo da vederla un po' meglio, troppo. Andiamo in proprietà, prima l'avevo già selezionato, comunque vediamo che abbiamo volume, pitch e pan e draw waveform. Selezionando questo avremo la forma della nostra traccia audio. Ecco qua. Così se avessimo magari un chuck o comunque un punto di riferimento potremmo posizionarcici sopra. Ecco, ovviamente volume riguarda il volume della traccia audio, pitch riguarda la tonalità con cui diciamo, viene riprodotta la traccia, che però cambiandola diciamo, cambia anche la lunghezza della traccia, non è proprio un abbassamento del tono, mentre pan a meno 2 è totalmente a sinistra, mentre pan a valore di 2 è totalmente a destra il suono. Tutti questi parametri sono modificabili. Andiamo in volume Insert Keyframe, ad esempio, portiamo a 0, Place, ci mettiamo in un altro punto, portiamo ad un volume altissimo e vedremo che da 0, partendo da qua ovviamente, ecco, ovviamente anche il pitch varia, è possibile cambiarlo e noteremo che tra l'altro può fare un effetto molto interessante molto interessante questo effetto. Altra cosa che possiamo andare a vedere è come controllare le tracce di queste chiavi. Andiamo in Graphic Editor, ecco, ingrandiamo un po'. Graphic Editor è quello con diciamo con questa icona e qui avremo tutte le curve dei vari effetti che abbiamo modificato. Noi ne abbiamo modificati due, uno è quello verde, possiamo anche selezionare le varie curve, modificarle o selezionare direttamente, cambiare la posizione come vogliamo. Questo è molto utile, va bene, diciamo, è utilizzabile per qualsiasi chiave di animazione. E giustamente per il nostro scopo serve per avere una, diciamo, per poter modificare a nostra volontà sia il volume che il pitch, e ovviamente se l'abbiamo messo anche il pan, in modo più controllabile. Ecco. Ecco una cosa che non avevo notato è che avevo nascosto ecco, le icone per selezionare volume. In questo caso possiamo muovere le chiavi del volume o pitch. Come ho detto prima, queste chiavi sono modificabili in qualsiasi parametro di quelli come
come questi. Ora vediamo come caricare delle immagini. Ecco, per caricare le immagini, prima cosa da fare, se vogliamo fare uno stop motion timelapse, dobbiamo mettere il numero di frame che vogliamo. Io di solito uso 14 o 15, fino a 18 frame va bene, però meglio usare un volume molto, un valore molto basso. Si va in frame, si clicca custom e si mette il valore che si vuole mettere. Io ho messo 14 frame per secondo. Dopodiché si va in Add, Image. Io ho qui una directory. Ecco, dobbiamo metterli in ordine o di nome o di data. Data però saranno a rovescio, meglio metterli a nome, in ordine di nome. Clicchiamo la prima immagine, schiacciamo Alt sulla tastiera e clicchiamo sull'ultima immagine che vogliamo selezionare. Qui ci sono ben tre timelapse che ho fatto, perciò verrà un file abbastanza lungo. Ecco fatto. Ecco, adesso che abbiamo caricato la nostra traccia video, possiamo arrivare fino alla sua suo termine. Se vogliamo farla durare di più o di meno, aggiungiamo l'effetto di speed control, in modo che quando premendo G allunghiamo, avremo comunque, non avremo l'ultimo frame ghiacciato, frizzato su, ma lo vedremo, diciamo, cambiare a una diversa velocità. Ecco, quando a questo punto facciamo il rendering e vediamo come esce. Andiamo in animazione, clicchiamo.